Ciao a tutti, bacioni enormi dalla vostra Nika. Sì, altro video, play with me, altra settimana passata e siamo appunto alla settimana nuova. Lunedì è arrivato un'altra volta. Ecco, e niente, ho voluto scegliere un po' questa decorazione. Questa qua sarà la settimana che va da lunedì 23 a domenica 29. Siamo già quasi appunto, andiamo verso la fine di questo marzo. E il washi che ho usato sono questi qua fiori, perché la decorazione che ho pensato di fare questa settimana è un pochino primaverile, dai, volevo usare un pochino con fiori, colori, per togliere un po' sta atmosfera buia e cupa che stiamo vivendo in questi giorni. Ecco, scusate, mi mancano un po' le parole. Cambio discorso che è meglio. Allora, niente. Appunto, washi da una parte ho messo questo e dall'altra questo che li ho presi da AliExpress. Questo ha tutti i fiorellini colorati e questo con gli azzurrini, con le foglioline. Ho detto vabbè, metto uno e uno perché mi piacevano tutti e due, non sapevo quale scegliere. Allora ho detto metto uno e uno. Poi scusate, sì, andrò a fare i saluti. Non so se l'ho già detto, scusate, ma sono un po' fusa. È la settimana che va dal lunedì 23 alla domenica 29 e poi andrò a aprire un'altra busta a sorpresa. Allora, per chi me lo chiede, perché mi è stato scritto nei commenti, non sto andando alla Tiger perché Tiger è chiuso come tutti i negozi, ci sono aperti solo alimentari, perlomeno qua nelle mie zone, ma penso mai in tutto perché è stato fatto questo decreto qua giustamente di chiudere tutto e anche Tiger sono chiusi. Io avevo un po', per fortuna, le ultime due volte che ero andata da Tiger avevo preso parecchie buste a sorpresa perché le avevo viste lì, ho detto le prendo perché se poi non ci sono più e invece vabbè ho fatto bene a prendere perché poi i negozi sono chiusi e non le ho aperte insieme 3 o 4 alla volta, 2 o 3 in un video perché ho detto le faccio, ne apro una in ogni video, play with me, e infatti ho fatto bene così almeno mi stanno durando, dovrei averne ancora, ne ho messe nell'armadio perché se io dopo le guardo, sto lì, dopo sono curiosa, voglio aprirle subito, siccome devo aspettare aprirne una settimana le chiudo nell'armadio, adesso ho questa, poi se non sbaglio ne ho ancora due, perciò poi vedremo come si evolverà la situazione, speriamo nel meglio. E per adesso le ho da aprire nei Play With Me. Ecco, allora adesso stabilo che uso è questa azzurrina. Andiamo a scrivere i giorni, poi ho stampato degli sticker da Pinterest. Adesso andiamo a scrivere. Cos'è che avevo detto? Sì, lunedì 23. Allora, 23, lunedì, 24, martedì. Ok, poi 25 mercoledì, 26 giovedì, 27 venerdì, 28 sabato. Scusate, lavoro, lavoro. Sì, scusate, ci ho tenuto a precisare perché c'è appunto mi chiede: ma com'è possibile? Sta uscendo? No, esco solo, usciamo solo una persona alla volta quando proprio serve e andiamo a fare la spesa nel supermercato, logicamente, quando ci serve da mangiare. Infatti, è per quello che avete visto anche il video dell'uovo di Pasqua. Non è che sono uscita solo per prendere l'uovo di Pasqua perché non è un bene essenziale, però ero lì a fare la spesa, l'ho preso. Non esco inutilmente, esco tutte le mattine, giustamente devo andare al lavoro, esco, vado a piedi perché ce l'ho qua a 2 passi da casa. È un attimo, quello devo andarci per forza. E poi esco per quando serve una volta, dipende, al massimo 2 a settimana per fare la spesa o per prendere qualcosa che serve, perché insomma adesso stiamo chiusi in casa, ma almeno qualcosa da mangiare, qualcosa di sfizioso ogni tanto lo vogliamo, però non bisogna assolutamente uscire, ma purtroppo c'è chi lo fa ancora e con questo non dico più niente. Allora aspettate, 29 domenica, ma ve l'ho già detto in altri video, non voglio essere menosa a dire sempre le cose, però purtroppo la situazione che abbiamo è questa. E no, sì, certo, lavoro anche la domenica, adesso non ho più neanche il riposo, no. No, lavoro qua. Aiuto, sono proprio fusa. Relax sperato.
meritato, relax. Ecco qua. Adesso andiamo a colorarlo se riesco, perché adesso ho fatto il mio disastro qua di cancellarlo. E vabbè, teniamocelo così sbiadito un po' qua così. Non fa niente, la Nika deve sempre fare i suoi disastri, se no non è la Nika. Va bene lo stesso, dai. Adesso andiamo ad attaccare gli sticker. Allora, tanti di voi anche mi chiedono: ma dove li prendi gli sticker? Allora, li prendo da, sono immagini che prendi da Pinterest, e poi io uso la carta adesiva, la metto nella stampante normale, con l'inchiostro normale, la stampante normalissima, poi li stampi. Allora, ho scelto il cerbiattino, che volevo metterlo qua, questo mezzo sole, che lo volevo mettere qua così. Allora, adesso andiamo, cominciamo ad attaccare. Aspettate che prendo la mia pattumierina, così butto dentro le cose. Eccoci qua. Ok. Aspettate. Sempre proprio Bambi questo. Oh, carino. Il sole. Ce la faccio, una solita prassi qua, perché comoda, bella questa carta adesiva che prendo su Amazon. Mettete carta adesiva bianca, penso che vi esce comunque, perché anche quella mi avete chiesto dove la prendo. Questo, se non sbaglio, ho deciso un pochino di metterlo qua, qua così. Sì, dai, così. E non mi ricordo il prezzo né niente, perché l'ho presa già da un po'. Sono parecchi folci, cioè, mi pare il pacco da 50, il pacco da 100, se non sbaglio. Sì, però vabbè, su un foglio vi escono tanti sticker, poi voi li ritagliate ed è anche comoda. Poi scusate se non vedete tantissimi video in questi periodi, in questo periodo. Il video agenda lo sto facendo sempre, poi metto comunque un altro video durante la settimana, se non due, o due o tre a settimana, dipende, perché comunque sia. È un po' così, è una situazione un po' così. Io cerco di vedere il più possibile, fare qualche video, magari giusto per tenervi un po' compagnia, per parlare un po' insieme, perché comunque ci tengo. Lunedì c'è sempre di sicuro, però poi ce n'è sempre di sicuramente anche un altro, se due o non tre. E comunque ricordatevi che, appunto, come riprendiamo il discorso, lunedì c'è sempre il video agenda con i saluti. Se dimentico qualcuno, solita prassi. Vi saluto la prossima volta, ditemelo, vi scrivo, e poi in settimana, comunque, o mercoledì o dipende, o giovedì o venerdì, ci saranno altri video. Ecco, comunque attivate la campanellina, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E questa qua, dai. Oh, un bel po' di colore ci vuole, piacevole vedere tutti questi uccellini colorati, tutto l'arcobaleno, il sole. Ecco qua. Andiamo un attimino a metterla in agenda. E poi facciamo i saluti, apriamo la busta surprise. Allora, apriamo e la mettiamo dentro, così. La mia decoration primaverile, che appunto il 21 marzo è iniziata la primavera, però la settimana scorsa avevo fatto la decorazione di Friends. E niente, così. Adesso andiamo a fare i saluti. Aspettate che sposto qua. Ecco qua, ne sono un bel po'. Allora, devo salutare Suami, ciao, Mary96, ciao, Gavino, ciao, Veronica di Tolve, ciao, Elisa Mesaroli, ciao, Miriam Celi, che ha fatto il compleanno il 16, tanti auguri in ritardo, scusami tesoro, auguri. Poi Elettra Bertagnoli, ciao, Nadine Lauvini, ciao, Laura Geraldi, ciao, Camille, ciao, Samuel Gatti, ciao, Desiree Nero, ciao, Teresa da Roma, che il 23 oggi, penso di aver capito bene, il tuo compleanno, tanti auguri. Poi Beatrice, scusi se sbaglio, ditemelo, per carità. Poi Beatrice Cimmino, ciao, Sergio Visentin, ciao, Gnappettina, ciao, Stefano Noero, ciao, poi Juami della Vecchia, penso che sia ancora la Juami di prima, fa niente, ti saluto un'altra volta se sei ancora tu, ciao. Poi Valeria San Filippo, ciao, Annita e la figlia Miriam, ciao, Jasmine Di Matteo, ciao, Gatta 1991, Gatta, ciao, Miriam Piacente, ciao,
Elenjak 1 Jack, spero di aver detto giusto, ciao. Marianna 1566 o 1566, non lo so quello che è. Ciao. Lisa Merco, ciao. Redmi 69, ciao. Vi ripeto sempre, se ho dimenticato qualcuno, vi risaluterò. Adesso spostiamo l'agenda, spostiamo tutto un attimo l'ambaradan qua e andiamo a fare l'apertura della nostra surprise bag. Sì, che bello che qua purtroppo intravedo già una cosa che hai messo un'abbonata ormai. No, non lo so quante ne sto trovando, però fa niente. Si vede che proprio quelle lì non le ha proprio vendute. Dai, andiamo ad aprire tutte queste colla e graffetta. Là, quante ce ne sono? Ok, andiamo a vedere. Allora, vediamo cosa c'è. C'è qualcosa di duro, incartato. Questa la togliamo subito. Ok, che tanto si era capito già dal buchino. Poi vediamo cosa c'è. Altre cose dure sembrano. Cosa ancora impacchettata. Una cosa che sembra un quaderno. Togliamolo subito. Ed ecco l'abbonamento anche di questo. No, vabbè. Sempre buono un quaderno. Mia figlia fa tanti appunti adesso che studio, con lo studio così in terza media li usa sempre. Per la bella, per la brutta, per quello che vuoi usarla. Dai. È un po' inquietante sempre l'occhio qua, però è sempre un quaderno, va benone. Poi, aspettate, sento una cosa. Sì, è la penna, quella pom-pom, sicuramente. E l'ultima volta l'avevo trovata verde, speriamo che almeno sia di un altro colore. Vado a toglierla subito. No. È ancora verde. Ebbene, si vede che il verde non gli andava come colore. Poi vediamo cosa c'è qua. Togliamo questa cosa qua dura. Ah, beh, ok. Questo l'avevo già trovato. Il fermaglio. No, questi qua sono sempre utili. Che io leggo sempre i capelli sul lavoro. Benone, bello. Poi questo qua è bellissimo, tutto madreperloso. Molto bello, anche perché poi uno vuole, io magari glielo do a Sharon. Poi vediamo cosa c'è. Ecco, la cosa incartata con tanta cartina molto. E c'è dentro una cosa dura. Va bene, una colla. Ci sta, benone, colla verdina. Poi sono rimaste dentro una, due e tre pacchettini, no, quattro, uno, due, tre, quello che è. Insomma, togliamo questo che è un santo. Anche di queste qua c'è l'abbonamento. Dovrò scrivere liste della spesa a non finire oppure appunti a non finire, però fa niente, vabbè, è sempre un post-it, sticky memo, sono sempre comunque comodi. Dai, qua ci mettete latte, uova, pasta, ta 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 ta, bello. Lasciate i piedini in vista. Poi vediamo cosa c'è rimasto. Allora, un'altra cosa dura che ha i dentini, perciò mi sembra di capire che forse è un altro di questo. Vediamo, togliamolo subito. Ah! È perché io le ho buttate dentro tutte nell'armadio. E queste devono essere quelle che avevo preso insieme a sempre quelle buste dove avevo già trovato questi fermagli, perciò erano doppie lo stesso giorno. Sapete che quando andate lo stesso giorno trovate le cose doppie, però ci sta. Mi piace trovare i fermagli che sono sempre utili, almeno sono cose utili, doppie ma utili. Prima o poi si rompono, prima o poi servono ancora. Adesso la busta è quasi finita. Ci sono ancora tre cosine. Le buste vuote, lanciamola, la buttiamola via. E beh, bene, ci sta, ci sta. Allora, ho trovato tre fogli di sticker. Bene, bene, bene. Uno, questo, con i gattini, tutti i fisciaioli. Dai, carino, questo qua sì, ce l'avevo già. Forse anche più di uno. Ne avevo comprato ancora da tanto. E poi, questo, che mi pare di non avere. Questo non l'avevo preso con le lettere. Credo proprio di no. Non ne ho io una marea, che poi non mi ricordo neanche quelli che ho, quelli che non ho. Però penso che questo non l'avevo preso con le lettere, se non sbaglio. Molto bello, mi piace. E poi, oh, meraviglia delle meraviglie questo. Questi qua non li ho mai comprati da Tiger. E sono appunto, sì, lo leggo, però vabbè, adesivi a specchio. Ed è appunto abbastanza rigido, plasticoso. Però sono veramente belli questi. Magari anche da mettere sullo scrapbook per fare qualcosa, o anche da attaccare al muro. Io sinceramente lo attaccherei anche qua da qualche parte in postazione. Io faccio, penso che voi vedete lì in fondo, no? Io faccio così lì. Scusate. Qualche parte sul muro si reggono, non è male. Bello, dai, sono contenta. 4 euro, però di cosine ne ho trovate. Già sono
3 euro gli sticker, 4 con la colla, questi non so quanto costano, comunque ci siamo, dai. Bene, anche questa busta è andata bene, non male. Io vi do appuntamento con i Play With Me, ve lo ricordo appunto lunedì prossimo, e gli altri video sempre in settimana, perciò state connessi, iscrivetevi, attivate la campanellina e niente, buona settimana a tutti. Vi adoro, grazie per tutti i magnifici commenti che mi scrivete sempre nei video. E anche in questo momento qua vi sento molto vicine, tantissimissime di voi. Lo sento che mi sono vicine dalle cose che mi scrivono, che mi fanno molto piacere. Grazie mille. Io vi mando un bacio enorme e appunto buona settimana a tutti. E ci vediamo al prossimo video. Bacioni dalla Nika. Ciao tesori miei.